100.000 volte grazie, ragazzi. No, beh, comunque. Sei serio? No, 100.000 iscritti. Partivo tutto letteralmente da qui, dalla mia cameretta. Come ogni youtuber, penso, parte tutto dalla cameretta. Con questo sfondo che era più un muro che adesivi. E adesso con il tempo, con gli anni, è diventato più ricordi che muro. E questo è l'aspetto più speciale, secondo me, di questo percorso, di questo lavoro. Non tanto i numeri, sì, comunque le persone, mi fa piacere che guardino i video e tutto, ma tutti i ricordi che si sono accumulati in questi anni di duro lavoro, di passione, di sacrifici anche. Quando vedevo questa targa nei video degli youtuber, dicevo, cazzo, figo. Ma io non riuscirò mai a raggiungere un traguardo del genere perché, cioè, cos'ho io di speciale? Effettivamente niente in più degli altri. Ho avuto passione, costanza, impegno e siamo riusciti... Perseveranza, quello va sempre detto. Perciò ragazzi, ho pensato di celebrare questo traguardo con tantissimo sudore. Cioè, sono... Ho pensato di celebrare questo traguardo con il Grosseto Food Tour. Per questo Food Tour non sarò da solo, ci sono due ospiti speciali. Uno Giacomo, che ci sarà solamente in una tappa perché in questo momento è in sessione d'esami. E poi il leggendario... No... No, ecco. Ciao. Ciao ragazzi, io direi di iniziare dalla prima tappa. Non vi aspettate niente di speciale, cioè è molto così umile, come genuino questo video, quindi la schiena no. Il fondo schiena. Oh yeah. Usciamo da questo forno. Iniziamo da qui, da dove è iniziato tutto, proprio dalle origini. Infatti qui, alla mia sinistra, si trovano le elementari, dove sono andato. E mi ricordo i pianti quando dovevo rimanere qui a mensa il pomeriggio, non ci volevo rimanere. E proprio camminando su questa strada la mattina, per mano con mia mamma, i pianti. Ah, ci voglio rimanere, ci voglio stare. E poi niente, ci rimanevo e piano piano è passata sta roba. Poi dopo ai 12 anni qui i pomeriggi a fare skate, soprattutto su questa panchina, imparare i trick, tentativi su tentativi, cadute su cadute, e l'avevo annientata, era nera. E appunto su questo tratto di marciapiede si trova la prima tappa di questo Food Tour. È un qualcosa di molto semplice. Alla fine Grosseto è una città di 80.000 abitanti, non è chissà quale città. Infatti ogni volta che giro l'Italia mi chiedono dove stai, io rispondo a Firenze, perché è Grosseto, non so in quanti la conoscano. Perciò le tappe che visiteremo oggi sì sono secondo me i posti migliori, perché insomma frequento posti di certo livello io, però hanno soprattutto un legame affettivo dietro, ricordi che li rendono più speciali secondo me. Un'ossessione, la sento una dipendenza. Mi dispiace un po' dirlo, però ho fatto skate anche su questa panchina, infatti probabilmente questi graffi sono dovuti a me. Gli animali pisciano, io faccio skate per marcare il territorio. Forno il panaio, fa un sacco di prodotti tipici, oggi c'è anche la porchetta, e però mi sono preso il mio amore. È un qualcosa che la gente lo vede e dice... Cazzo, che vuol dire? I panini azimi. Il pane azimo è questo pane senza lievito, e questi qui hanno una consistenza, un sapore... che mi fa impazzire, c'è questa crosticina sotto, bella dorata. Potrei andare avanti a mangiarli all'infinito questi. Non so se avete presente un po' quando vi mangiate la pizza un po' cruda. Dite no, è cruda, però io sotto sotto vi garba. So quei sapori che mangi fin da piccolo che ti rimangono. Prima di mangiarlo devi capire la situazione nel quale li mangio io di solito. Qui non ci venivo dopo scuola, qui non facevo mai merenda fuori casa dopo scuola, anche perché dopo elementari alle 4:30 mi fiondavo direttamente in piscina a nuotare, quindi non esisteva la merenda quando ero piccolo. Questi qui ti devi immaginare di mangiarli un po' prima di pranzo, quando ti piglia quella fame, però ancora non puoi pranzare, non puoi mangiare effettivamente, e ci sono questi. Però sono curioso. È brutto da dire. Prima l'hai descritto bene, cioè è la pizza cruda, è l'impasto di pizza rimasto fermo per qualche ora. Perché poi è denso, lo mastichi tanto e ti sfama. È vero. Ti blocca la fame, però non te la toglie del tutto. Si va a Scanzano, no, si va a fare colazione. È un posticino molto speciale. Ormai lo conserviamo tutti nel cuore. Qui si parla di cena dei 100 giorni, della quinta D. La sera siamo andati a fare baldore, a cena al ristorante. Poi siamo andati a dormire tutti da un nostro amico, da un compagno di classe che ci ha ospitati a casa sua. E poi la mattina ci siamo svegliati tutti belli sfatti per andare a lezione, a scuola.
Solo che prima ci siamo fermati appunto qui alla Favorita per andarci a prendere e portare poi in classe, a portare ai professori due teglie piene di frittelline. E averci questo ricordo è bellissimo, legato a questo posto. Voilà. Due cappuccini, un maritozzo e un cornetto alla nocciola a 5,60 euro, quindi anche super economica come pasticcino, come caffetteria. Allora arrivo ai romani, un maritozzo, non è un maritozzo, lo so, non ha niente a che vedere con i maritozzi romani, i maritozzi regoli che sono spaccati a 180 gradi, però insomma qualcosa di diverso a far vedere ci sta sempre. Poi qui a Favorita fanno di tutto, dai lulù ai bignè con la crema chantilly alle sfogliatine, cioè veramente il mondo. Però questi cornettazzi così grossi, belli gonfi, mi ispirano un bel po'. Hanno una bella struttura. Questo food tour si inizia con uno spacco bello ignorante. Guarda qua che lingua. Perciò ragazzi, qui della Favorita, buon appetito a tutti. È una cosa come addentrare 10 Kinder Bueno tutti insieme. Guarda qua. Touch. Gli italiani sanno come stare bene. Con questo stai a posto un giorno. Andiamo, buon appetito a tutti. La crema chantilly. È crema chantilly? È spettacolare. Mamma mia, mamma mia. A mio parere c'è un pochino troppo panino, però la crema è superlativa. Te che ricordi c'hai legati alla Favorita? Che dire, follettini e follettini. I miei ricordi sono che ci sono stato. Cosa ti rimando? Cioè, le colazioni con chi? Le colazioni dopo i prelievi del sangue. Però la cosa maggiore che ho mangiato qua sono stati i lulù. Ogni volta che vengo qua prendo i lulù. Questa è un'eccezione. Perché il lulù lo vedremo oggi pomeriggio. È definibile Barbanella questa zona? Sì, dai, c'è Barbanella Bar. Ah, dovete sapere che Grosseto si divide più o meno in quartieri. E qui appunto ci troviamo il quartiere di Barbanella, che è di là della ferrovia. Non ho mai frequentato questo quartiere. Però qui c'è questo forno Galletti, dove non sono mai stato. Qui non c'è legato nessuno, c'è legato questo ricordo che non ci sono mai stato, nonostante sia un luogo di culto per i grossetani. Mi ricordo i bagnini, quando facevo il bagnino appunto, che venivamo e prendevamo i panini qui al Galletti. Perciò andiamo a provarlo, Galletti al 1956, locale iconico di Grosseto. Vediamo un po' se ci lascerà qualche bel ricordo da adesso in poi. Calda calda. Bello. Poi ti faccio una bella schiaccia. Quella roba semplice, c'è quella roba semplice, vedi? Vamo. Eravamo un po' disorientati inizialmente qui dai Galletti, perché c'è veramente un sacco di roba. Non sapevamo cosa prendere. Poi ci abbia illuminato quel cartello con scritto di chiedere al personale della schiaccia calda, in questo caso appena sfornata proprio, con la mortadella. Un ingrediente dentro. Schiaccia e mortadella e nient'altro. Perciò è ancora calda calda e... Buon appetito a tutti. Buon appetito. La schiaccia è... La schiaccia con l'olietto extravergine è fotonica. Non è mai. Cioè, croccante sopra, sotto, bella soffice e scioglievole dentro. Sapore delicato. Non è... Cioè, non sente l'olio, il sale. Scende da Dio. Io penso sia la schiaccia migliore a mani basse. Qui è Grosseto. Sì. Punto e bisunto. Mortadella anche. Sapore delicato, non pesantissima. Mi dispiace se essere stato 23 anni senza mai venire al forno Galletti. È un prodotto semplice ma super mega valido. Cioè, se vita a Grosseto e poi andare al mare, schiacciatina mortadella al Galletti.
Si schiuma, in macchina la tortura. Siamo dei masochisti. Oh, quelli vengono da Norvegia. Vedi, Grosseto, città globalizzata, meta dei turisti. Comunque adesso vi porto a mangiare del pesciolino. Visto che Grosseto è circa un quarto d'ora, 20 minuti al mare, c'è un bel posticino molto interessante al quale sono legati veramente un bel po' di ricordi, aneddoti, riguardanti anche il canale YouTube, che secondo me è molto interessante. Siamo arrivati al Guadagnoli, la sede principale, perché qui a Grosseto ce ne sono due. Una al mitico centro commerciale Maremma, dove fanno panini, un po' street food. Invece qui i piatti, quelli seri, che garbo a noi, fritturine, pasta di pesce, gnocchi e anche sushi, a quanto ho capito. Guadagnoli è un posticino molto speciale. In realtà non è che ci sia venuto neanche così troppe volte durante la mia vita qui a Grosseto, però le poche volte che ci sono venuto sono dei bei ricordi. Dovete sapere che per circa 15 anni ho fatto nuoto a livello agonistico, e si dà il caso che ogni tanto si facevano delle gare pure qui a Grosseto, e quando capitavano quelle giornate dove si stava in piscina dalla mattina alla sera e quindi si doveva pranzare in qualche modo, con la squadra si veniva sempre qui al Guadagnoli da bravi nuotatori a farsi le belle scorpacciate di pesce, poi dopo buttarsi in acqua e rischiare una bella congestione. Abbiamo preso, se non mi sbaglio, qui il puntala. Madonna, che piattata. Nel menu c'è scritto gnocchi al pesce generico, lo scopriremo con l'assaggio, e poi immancabili calamari fritti. E che fritturina, che panatura. Poi qui invece abbiamo preso un ignorantissimo gorgona a base di baccalà fritto e patatine fritte. Potevano essere un po' più generosi col baccalà fritto. Dei bei filettozzi. Sono dei palle di lava, maremma cane. E qui tutti i piatti appunto prendono il nome delle località vicine a Grosseto. Quindi c'è il Castiglione, il Puntala, le Rocchette credo anche. Smuciniamoli bene questi gnocchettini. Che bellezza. Un altro aneddoto che riguarda il Guadagnoli, però la parte dei panini, che appunto è al Maremma, è che lì ci ho registrato una cosa come tipo il terzo Day in the Life del canale YouTube. Ancora lì sul canale si intitola in questo video Mangio e Basta, dove appunto andavo al Guadagnoli a provare il panini di pesce, anche perché all'epoca non se ne vedevano tantissimi di street food a base di panini di pesce. Quelli erano uno dei primi, quindi molto interessante. E adesso scanniamoci questi gnocchettini. Qui sei esattamente all'ombra del bar del tuo bagnetto al mare. Cioè questo piatto mi riporta esattamente lì. Io poi, fun fact, prendevo sempre questo piatto qui. Cioè, quindi immaginatevi il pomeriggio andare a gareggiare con questo nello stomaco in piscina. Andavi a mille, una palla di fuoco eri. Delicato, poi unto dall'olio. Spettacolare secondo me. Questo frittino qui zitto zitto, come vuole il Bonedo. Non so se c'è cosa più buona di mangiarsi il fritto di calamari d'estate. Panatura bella crisposa. Facciamo la prova. No, aspetta un attimo. Mi sono accorto che me li sono tagliati male. Buon appetito. È crema. Non sento un distinto sapore di pesce, sono sincero, però la consistenza soddisfa. Buona, niente da dire, è proprio buona. Dai, spariti di sto baccalà. Buono, saporito. È buono. È buono e basta. È buono e basta, però mi ha dato più feels il baccalà di Livorno. Vabbè. Allora, io ho fatto l'elegante con la forchetta, ma il baccalà si mangia uno anche la pelle e due con le mani. Anche questa polpa, proprio ignorante, spessore. Frittura peccato non è croccante, mi dispiace questo, però questa consistenza proprio ti riempie la bocca. È buono, cioè è bello, ma spinge parecchio questo. Ma la pelle nera mi fa senso. No, è la parte meglio, è lì che si anida tutto il sapore. E per adesso dolce salato, salato dolce, andiamo sul dolce. Ci troviamo nella mia via più frequentata, via dei mille, più frequentata per questo. Non i tortelli calamari, ma la palestra Atena. Qui dentro c'è la mia palestra. Ah dai, voglio farvi vedere l'insegna, che c'è un posto speciale. Cioè qui la palestra è terapia, vieni qui a sfogarti, io stasera sono qui a allenare le gambe. E appunto ogni volta che esco dalla palestra faccio questo passaggio, questa camminata, e di fronte o anche all'ingresso mi trovo, guarda lì che c'è. Cioè io penso l'abbiamo fatta apposta, pasticceria Bar dei Mille. In più, oltre appunto ad avere la palestra vicino,
Ci veniamo sempre, mio babbo ogni domenica prende le famose paste la domenica che ci mangiamo a fine pranzo. Gioia fisica, la gioia spirituale dei dolci. Andiamo a vedere. Cos'è? Cos'è? Una pasta o un dinosauro? Ho pagato 3 euro e è un dinosauro. Noi siamo in 4 in famiglia. Mio babbo prende sempre 3 paste, di cui un Lulu, e si divide sempre a metà fra me e mia mamma. Lulu ho scoperto tra l'altro che ha origini di Messina. Ok, andiamo a recidere. Guardate qua che cross section che vi tira fuori, Ripieno con la crema chantilly. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito a tutti. Questo boccone. Noi siamo impazziti del Lulu della pasticceria Bar de Mille e la crema chantilly, questa crema bella spumosa, consistente. Non è quella crema chantilly un po' liquidina, timida, questa è proprio... È una gioia, è proprio... Come se fosse la stessa consistenza della schiuma alla barba. Non vi è mai venuta voglia di mangiarvi la schiuma alla barba? Questo è orgasmo culinario. Si va di bicchierino. Ha bisogno di più morsi. Ma poi dagli uno bell'arrogante. Ecco, così qua. Lo sporco? No, no. Allora, io sono sincero, sono un fanatico del Lulu della favorita. Dura fare un confronto. La panna com'è? Buona. La crema chantilly è buona, eh? È un po' più solida rispetto a quella della favorita, però ha un grandissimo sapore, buona. Ti faccio una domanda, a te, come si chiama questo posto? Grosseto. No, questo luogo dove ci troviamo adesso. Chalet. Come si chiama questo posto veramente? Questo posto dove ci troviamo si chiama Porta Nuova, però dovete sapere che... Nessun grossetano, nessuno l'ha mai chiamato con questo nome. Questo è lo chalet, ritrovo di chiunque, dai 12 anni a per sempre. Il ritrovo dei sabati, del punto di incontro per eccellenza dei grossetani. Dove ci troviamo? Ci troviamo allo chalet per poi iniziare a fare le camminate, quelle che si chiamano le vasche, per il corso, che adesso è desolato sia perché sono le 3 di pomeriggio e anche perché è luglio e tutti i grossetani sono al mare, sono a Marina di Grosseto. Quanti chilometri si hanno fatti qui in centro? Una roba veramente infinita, quante chiacchierate fino alle 2 di notte a passare i sabati sera. Da veramente da sempre, da una vita. Perciò in questo momento ci troviamo esattamente nel centro storico di Grosseto, che è racchiuso all'interno appunto di una cinta muraria risalente al periodo dei Medici, mura medice. Hanno una, diciamo, circonferenza di 3 chilometri. Le mura stesse sono un elemento che va a caratterizzare Grosseto, ma al tempo stesso è un po' una nota dolente dei grossetani. Infatti ogni volta che viaggio e mi capita di dire che sto a Grosseto, la gente mi chiede: ok, cosa c'è da vedere a Grosseto? Cioè, è bella come città? Io gli faccio: sì, dai, è carina, cioè c'ha il potenziale, però non viene sfruttato. E appunto le mura sono quell'elemento che, se fossero ad esempio in città, in America, all'estero, magari ci farebbero peggio robe, parchi divertimento, va a sapere, robe strane che verrebbero pubblicizzate in tutto il mondo. Però purtroppo con gli anni sono state un po' lasciate a se stesse, lasciate andare al degrado. Però ultimamente vedo che comunque, stando a Firenze, tornando a Grosseto via via, si stanno riprendendo piano piano. Hanno rimesso i fiori, l'illuminazione, quindi speriamo che piano piano avranno la gloria che si meritano. Fino adesso, in questi anni, le mura sono sempre state la meta per eccellenza dei piccioncini che vengono qui sulle panchine a dare i primi bacettini. Perciò in realtà qui in centro, paradossalmente, non ci sono neanche così tanti posti dove andrò a mangiare legati alla mia vita grossetana. Però secondo me ce ne sono un paio veramente molto interessanti che meritano essere menzionati all'interno di questo video. C'è giusto la pizzeria Marchigiana, che adesso è in ferie, ci vuole andare, però è chiusa purtroppo. E poi pizzeria del Duomo. Sono quei posticini che in ogni città ci sono, le pizzerie in teglia, in centro città, dove vai lì e ti spari una fettina di pizza e quella è la merenda. Pizzeria del Duomo, iconica appunto per le merende, ma soprattutto per un aneddoto in particolare. Per lui. Buona sega. Qual è la storia? Qual è il fatto? Il fatto è questo: a tutti i miei compleanni che facevo a casa,
puntualmente c'era la pizza del Duomo. Questa. Cioè, è questo. Non è la pizza più buona di Grosseto. Cioè, non è quella che vi direi, via Grosseto, vieni qui a mangiarla. Cioè, abbiamo legati ricordi, merende. Esatto, e ormai esatto. È diventato un meme questa cosa che ogni esatto. compleanno di Giacomo c'era questa pizza che, nonostante non fosse la migliore, c'era sempre lei. Devo sentire se è sempre uguale. Andiamo. Ah, così che me lo porto dietro. Se c'è una cosa di iconico nella pizzeria del Duomo è l'odore che sprigiona quel localino e invade tutta la piazza del Duomo. Questa è la pizza. Mi sembra un po' diversa rispetto a quella dei tuoi compleanni, eh? No, dai, ma... L'odore è quello. L'odore è esattamente quello. Io però sono ispirato. Anche perché c'è questo olietto messo a crudo sopra che la va a bustare. Bella scocchiera, no? Davvero, eh? Wow, che tutto! Lei. Sotto fina. Poi c'ha questo sapore un po' pizzicantino. C'è parecchio origano nel sugo. È buona. Cioè, qui ci sono ricordi proprio. Una pizza semplice, 1,20€, una fetta sì. di margherita. Cioè, va solo quella adesso. No, anche perché penso che facciano solo la margherita. Bello, ancora più bello. Si fa mangiare. Ruttato quello vino. Più grosso del possibile. Come poteva non esserci questo luogo, porca vacca. Ci ha accompagnato non so in quante cene insieme ai bros e fin dall'infanzia. Questo ristorante, che ormai è una catena, si trova a Nata a Livorno, tra l'altro, però qui a Grosseto ormai è un must. Qui a Grosseto è iconico perché si trova all'interno di un vagone di un treno dismesso, perciò è la sede del porca vacca più figa secondo me. Niente, ci andiamo a sfondare di hamburgerozzi. Hamburgerozzi, tanta roba. Questa qua è la zona dove non viene praticamente mai nessuno. Si viene qui ogni volta che veniamo a mangiare perché è tranquilla, possiamo fare gli sbracati e i molesti e nessuno ci sente. Che risata potente. Infatti ho detto. Quando chiamano il tuo numerino ti senti veramente un campione. Grazie mille. Grazie. Che ignorantata. Il fantastico. Rovolina affumicata, scamorza, cheddar, pomodoro, insalata, hamburger e paninozzo. Ovviamente accompagnato da patatine. Rigorosamente senza sale perché vogliamo stare fit. Vai, mangi solo così. Te che ti sei presa lì? Io mi sono preso un sempliciotto. Il bromente. Spiaccicatela in faccia. Oh, ma hanno cambiato il pane? No, dai, devo dirle io questa cosa. Che palle. Faccia. Superlativa. Questo momento mi sta dicendo: voglio scoprirti lo stomaco. Sì, tutto bello, vedo che mangio, ma io... No, si nutrono le gambine ora. Guardate com'è la struttura, come regge bene il tutto questo pane. Perciò, ragazzi... Troppo buono per darlo ai bambini. La carne, secondo me, è cotta perfettamente. Si sente... Poi la scamorza, il pane bello soffice. Ultimamente ogni volta che veniva il porca vacca, visto che avevo un botto di fame, mi prendevo tipo due sempliciotti, altra roba, mischiavo il tutto e mi sfamavo in quel modo. Però prendersi un signor painozzo bello carico, bello garno nero, è una tutt'altra esperienza. Se capitate dalle parti di Grosseto, questo è un must che dovete provare. Quando dietro i posti dove si mangia c'è aneddoti, storia, ricordi, sono infinitamente buoni. Perciò io mi immagino ogni volta che faccio i food tour in giro per l'Italia, magari vado nei vostri posti preferiti, quanto sia speciale la cosa per voi che guardate. E io spero che si riesca a esprimere con questo food tour lo stesso verso di voi. Non so se quello che ho appena detto ha effettivamente senso, ma nella mia testa sì. No, mi sono distrutto l'occhio. E dopo la cena, dopo il porca vacca, una conseguenza. Cioè, quando è il sabato sera, non sai cosa fare, magari piove fuori e vai alla sala bowling, che è tipo là dietro. E poi dopo esci, è tarda nottata, mezzanotte e mezzo, l'una. Sala bowling in cui siamo stati esattamente 2 volte e mezzo. Non è vero. Però fa parte del racconto. Fa parte della serata, no? Più che altro perché poi anche da piccoletti si andava qui al Burger King e quando si tornava per andare verso il centro a piedi, perché non ci serve la macchina, si passava sempre
dal famoso cornettaro di Via della Pace. E il profumo che emana questo posticino ti conquista, proprio ti viene lì dalle spalle e ti prende e ti fa mangiare tutte le sue prelibatezze. Prima tutto eliminato, vai tranquillo. Ma quello non cambia. Ciao, buonasera. Si prende. Sforno cornetti, bomboloni di continuo per tutta la notte. Ale, come ci aspetta dentro il sacchettino? Inizio dal bombo. Pasta €1,20. Roba proprio bella. Bordino giallastro, tipico della frittura dei bomboloni. Fa impazzire. Non ho preso per niente la crema. No, zero, infatti. Poco ripieno, ci sono andati avari. Avari, molto avari. Porca vacca, se è buona la crema, però. Cazzo, però metteteci di più. C'è già finita, un morso. È buono, è veramente buono. Peccato non ce ne sia più. Cioè, è un 10, ma diventa un 5. Non va bene, cioè. Niente, no, non sono soddisfatto. È una bontà inutile. Visto che siamo della cornetteria notturna, chiudiamo questo video con un bel cornetto alla crema. Il cornetto speriamo sia un po' più abbondante. Direi di sì, eh. Direi. Ora sì che prima no. Si può andare a letto felici. Non so quando mi addormenterò con tutti questi zuccheri in corpo, però ci possiamo andare felici. Facci vedere. Ci siamo? Madonna, che bellezza. La crema è... E non può non essere. Potrei essermi palesemente dimenticato di fare l'outro, ma va bene così, è giusto che sia fatta anche questa nella cameretta, si chiude tutto come un cerchio. Mi sono divertito veramente tanto a registrare questo speciale 100.000 iscritti, perché sono andato a scavare e a riportare alla luce ricordi, bei ricordi legati a questa città. Io vi assicuro che da studente fuori sede, che attualmente vive la maggior parte dell'anno a Firenze per l'università, ogni volta che torno qui a Grosseto ormai è bello. Cioè, magari quando ci vivi in queste città, anche voi magari potreste vivere questa sensazione, le disprezzate, le criticate, però poi quando state lontani da casa vi manca, non c'è niente da fare, gli amici, la famiglia, gli animali domestici, la città stessa. Quando vai via e torni, dopo magari tanto tempo, vedi che la vita va avanti, tutte le persone cambiano, le generazioni cambiano, esci in centro, non c'è più nessuno di quelle persone che conosci e tutto va avanti, come è giusto che sia. Perciò io continuerò a spingere, a dare il massimo, a metterci passione sia qui su YouTube che nei progetti e la vita in generale. E mi raccomando, anche voi, se avete dei sogni, degli obiettivi, continuate a sbatterci la testa e lavorare duro, sodo, che prima o poi, fidatevi, riuscirete a raggiungerli. Perciò ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo video e noi, come al solito, ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.